Se non si fosse capito, insomma, ragazzi, oggi andremo a vedere insieme la sfida dei pirati su come tristellarla, effettivamente. Ma ho i miei depositi totalmente pieni. Quindi, attacco completato, Tris super easy. Questa sfida è stata realizzata con un solo livello, oltretutto. Ehi, là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans, ma non siamo tornati nel mio studio. Siamo in uno studio diverso. Ehi, signorine! Cosa sta succedendo? Pazza, fatti vedere. Ciao piccole. Ragazzi, mi ha prestato gentilmente la postazione per recare un video, perché è uscita proprio oggi la sfida di Clash of Clans. Ci siamo qua, la sfida dei pirati. Ma non la posso fare io sta sfida, perché mi darebbe qualcosa come 1.400.000. Insomma, mi darebbe tanta roba interessante, ma ho i miei depositi totalmente pieni. Quindi adesso bisogna spendere. Facciamo ridere la faccia di Gio. Rimettiti giù. Ok. Ma che maglietta c'hai? Ma scusa. Vabbè, bisogna fare un po' di upgrade, ragazzi. Tra l'altro, c'ho un po' di elisir nero da prendere. Qua nel laboratorio potremmo piazzare un bel upgrade e maxarcelo subito con l'artefatto. E vi dirò, questa ci mette 16 giorni. 16, ma sai che... Ma sai che quasi quasi faccio che fare i bocciatori e me li maxo subito così, proprio con nonchalance. Ma sì, dai. E sempre con nonchalance mi vado a portare su anche di un livello l'incantesimo del richiamo, va bene. Il problema grave che ho in questo momento, ragazzi, è che sto totalmente full con i muratori. Però non posso buttare via queste risorse, quindi sinceramente, uno, ragazzi, 750 gemme sono tante, lo so. Me lo gemmo per forza. E ci siamo fatti, tra l'altro, così facendo una bella torretta dell'incantesimo che mi comincio a piazzare qua. Io direi che, per carità, possiamo magari puntare a un upgrade un po' costoso. Tipo, vedo che con l'elisir potremmo farci, con loro potremmo farci una torre infernale, che ci sta. Però per forza di cose l'elisir devo spenderlo almeno in parte per i muretti. Quindi mi faccio un po' di muretti, ragazzi. Ok, andiamo spediti con i muretti. Ne facciamo ancora uno. Ancora uno, ancora uno. Mamma mia, quanto elisir che abbiamo. Ne facciamo ancora uno al volo così. E per quanto riguarda loro, ragazzi, ci facciamo una bella torretta infernale. Vai, bella lì, ragazzi. Ok, quindi andiamo qua nella nostra cosetta delle upgrade. Ci spostiamo qua la torretta infernale. Ci spostiamo un po' di muretti. E tra l'altro, ragazzi, siamo ufficialmente a un'ultima riga mancante di muretti. Cioè, giusto per capire, 43 muretti mancanti, ragazzi. Ci sta, ci possiamo. Possiamo riprendere anche queste risorsine. E molto rapidamente, prima di vedere la sfida, ragazzi, nella sezione delle upgrade, guardate quanta roba ci sta, un botto di roba. Ho la caserma al 16 completata, quindi abbiamo le titane sbloccate, come avrete immaginato, ecco, come avete visto anche prima dal laboratorio. Le Tesla, ok, le dobbiamo finire. La regina, ragazzi, ce la siamo portata su di un livello con il libro dei reali, visto che stava per finire il pass. Insomma, ho dato un po' un boost. Laboratorio, avevamo già finito di farci l'incantesimo. Abbiamo fatto ancora i bocciatori, molto molto easy. Il castello del clan, ragazzi, in upgrade. Una torre degli incantesimi. Qua abbiamo la prima che l'abbiamo completata insieme. Infatti la andiamo subito a riporre qua. Due depositi di oro e di elisir rispettivamente. Ok. E poi, ragazzi, la torre inferno, ok, che abbiamo piazzato poco fa. E un arco X che ho piazzato in questi giorni. Molto molto interessante. Perfetto. Abbiamo fatto una bella rastrellata di upgrade. Adesso direi che ci possiamo fiondare nella sfida. Perfetto, ragazzoni. A questo punto attacchiamo, vediamo un pochettino cosa fare con queste truppe. Come sempre, le fonti le trovate in descrizione. Allora, bisogna stanare un attimino questa zona qui dove c'è loro, ragazzi, con dei barbari, perché praticamente ci stanno tre tornado. Da questo lato invece, dove c'è l'elisir nero, ragazzi, bisogna piazzare due goblin, perché appunto ci stanno delle bombe giganti. Una volta fatte queste due azioni sulla parte bassa, ci dobbiamo spostare qui dove c'è questo teschio, ok, e piazzare qua il gran sorvegliante in modalità terra, ok? Da lì comincerà a sparare, a pulire un pochettino. Noi andiamo da quest'altro lato, quello più in alto. Andiamo a mettere una pozione scheletrino sull'arco X. Poco più in alto mettiamo una furia e buttiamo un drago elettrico. Questo dovrebbe pulire tutta l'area qua, ok? Fino al municipio. E insieme al Grand Warden dovrebbero cominciare a creare un funnel. A questo punto andiamo a mettere un golem di ghiaccio dietro il Warden per andare a tankare, ok? E da lì, ragazzi, iniziamo con la vera e propria kill squad. Dovremo droppare praticamente il super bocciatore.
viaggiatori, le streghe, i maghi, il castello del clan, e dovremo supportare il tutto con ulteriormente un'altra furia. Serviranno probabilmente anche in questa fase qua, dove c'è la Eagle, insomma c'è un po' di roba, l'abilità del King e l'abilità del Warden. Mentre le truppe si concentreranno sul centro del villaggio, noi partiamo sull'angolino qua in basso a destra, dove vi spoilerò già ci sarà una Tesla con la nostra campionessa, ok, che andrà a rompere questo punto qui e da lì comincerà a entrare dentro, ok, per andarsi poi a ricongiungere al resto della kill squad. Per supportare il resto dell'attacco avremo due pozioni di invisibilità, l'abilità della regina, un'altra scheletrino che andremo a mettere rispettivamente man mano che le truppe scendono sulla parte bassa, e la scheletrino ovviamente quando si arriva qua sull'inferno. Quindi bando alle ciance, cominciamo col test pratico. Allora, ovviamente ragazzi, vi ricordo che potete rifare l'attacco quante volte volete, quindi non c'è veramente problema. Ok, andiamo qua con un barbarello, barbarello e barbarello alla grande, ok. Andiamo qua con un bellissimo goblin, andiamo qua con un altro goblin, ok. Prendiamo il warden, la modalità è quella corretta, lo mettiamo qui, perfetto. Poi mettiamo una scheletrino qua, una furia qua, un drago infernale qui, ok. E vediamo se per caso ci riesce ad andare a togliere, no, l'ha tolta subito la difesa aerea. Quindi qua possiamo mettere un bel golem, e nel frattempo possiamo partire qua anche col king, ovviamente tutti i bocciatori, i super bocciatori, le streghette, i maghetti, ok. Non vedete le truppe piccole restanti dove vanno messe, ma ovviamente ragazzi vanno messe sulla parte, anche la regina ci va. Tra l'altro mi sto dimenticando, lei e lei, ok, vanno messi sulla parte del clean up comunque, ok. Ok, secondo tentativo. Allora, staniamo prima di tutto le trappole. Vabbè, si può mettere anche un barbaro, vedere se per caso ne stana due, ma non credo. Ok, no, ok, buttiamo semplicemente tutti i barbari subito. Buttiamo qua un goblin, ok. Buttiamo qua un altro goblin. Buttiamo qua dalla bocca della caverna un gran sorvegliante, ok. Poi ci buttiamo qua una scheletrino, una furia, un draghetto. Dovrebbe pulire tutto quanto con molta precisione, toglie infatti la difesa, ok. Andiamo intanto con lui, ok. Andiamo intanto con lui, ok. Andiamo con i bocciatori, andiamo con il super bocciatore, andiamo con la strega, andiamo con i maghetti, andiamo con le valchirie, andiamo con lui, andiamo con lui, ok, perfetto. La kill squad parte ufficialmente. Possiamo metterci anche una bella furietta lì. Ci vuole abilità del king, ci vuole la campionessa, abilità del warden in questo momento è perfetta ragazzi, gestiamo il tutto in maniera abbastanza clean come potete vedere. Qua ci va una piccola invisibilità ragazzi, come potete vedere le truppe alla fine hanno preso una piega leggermente diversa, ma non dovrebbe essere un problema, ok. Andiamo con l'abilità ci potrebbe stare qua un'altra veleno, un'altra invisibilità, abilità della campionessa, va bene, e possiamo provare a clean up. Mettiamo questi qua, magari mettiamo questi qua, questo qua. Qua ci possono stare gli sgherri, ora che è andata giù la difesa. Vediamo un pochettino, la campionessa per poco non riesce a far tutto. Abbiamo anche la regina ancora con l'abilità, quindi abbastanza easy come situazione. Ci sono ancora degli scheletrini, no ragazzi, dovremmo farcela. Mettiamo anche un barbarello qua in alto, ok. Aspettiamo che la inferno vada in target eventualmente sulla regina, ma diciamo che ci dovremmo essere. L'attacco ragazzi è molto semplice, la base come vedete sì è grande a tristellare, ma insomma si riesce. Mancano più pochi secondi, quindi andiamo con l'abilità della regina per cercare di dare un po' di boost. Insomma abbiamo gestito tutto abbastanza bene, vediamo se per caso la regina riesce a finire, ma ha tante piccole truppe ancora in campo, quindi dovrebbe farcela facile. Yes ragazzi, quindi attacco completato, Triss super easy. Questa sfida è stata realizzata con un solo livello oltretutto, quindi non abbiamo un secondo livello di difficoltà. Ci pigliamo le gemme, l'esperienza. Per concludere in bellezza andiamo qua sul pass, pigiamo, e ovviamente come vi ho sempre detto io utilizzo il Supercell Store, quindi il pass ce l'ho già. Vi ricordo che chi ha completato il pass avrà un bonus per l'inizio di quest'altro pass ragazzi, quindi ce lo andiamo subito a prendere, eccolo qui, top. Ottimo. E come potete vedere mi trovo già un sacco di robette molto interessanti. Guardate. Ah, tra l'altro c'avevo anche il bonus. Vabbè, me lo sono un po' sprecato sinceramente, non ci avevo pensato. Però posso donare ai miei compagni con una gemma. Perfetto. Insomma, io vi ringrazio per la visione. Direi che siamo giunti al termine. Ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao belli.